Grazie Presidente. Le iniziative legislative e le azioni del governo Meloni in tema di giustizia nell'anno che si è appena concluso confermano e rafforzano ciò che come Movimento 5 Stelle abbiamo denunciato già il minuto dopo aver ascoltato le linee programmatiche del ministro Nordio nel dicembre del 2022. La politica criminale del governo Meloni infatti si muove lungo due direttrici. La prima, l'utilizzo propagandistico del diritto penale. Cosa vuol dire? Vuol dire individuare di volta in volta un'emergenza criminale, in verità inesistente, da reprimere con fermezza per poter sostenere di restituire sicurezza ai cittadini. È lo schema che abbiamo visto con l'introduzione del reato di rave party. Lo schema che stiamo vedendo con l'inasprimento sanzionatorio del tutto inutile del reato di imbrattamento dei beni culturali. Vuol dire utilizzare la repressione che è sempre la reazione più facile, eclatante ed immediata, ma mai risolutrice, per dare risposta a problemi complessi, il più delle volte riconducibili a contesti di marginalità sociale. Ed è uno schema che abbiamo visto con il decreto legge Caivano, tutto sbilanciato a favore della repressione della criminalità minorile ed insufficiente sotto il profilo degli investimenti, delle risorse per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, il degrado urbano, per incrementare l'offerta di servizi sociali, di servizi sociosanitari, per aumentare la presenza capillare di presidi di legalità in tutte le Caivano d'Italia. Questo tipo di interventi, vede Presidente, serve al governo per mostrare sia ai cittadini una certa intransigenza innanzi a fenomeni di illegalità, ma nel frattempo serve per distrarli, depistarli, oserei dire, da quello che in realtà è il vero obiettivo di questo governo: garantire l'impunità ai colletti bianchi. Nessuna intransigenza, infatti, davanti ai reati dei colletti bianchi, anzi, se si riesce, si cancellano i reati tipici dei colletti bianchi. E arriviamo così alla seconda direttrice che ispira e alimenta l'azione del governo Meloni: garantire assoluta libertà di manovra ai colletti bianchi, a chi esercita il potere. E vediamo come il governo sta realizzando passo passo questo obiettivo. Innanzitutto con la postura nei confronti della magistratura, una continua e incessante operazione di delegittimazione della magistratura volta ad alimentare nei cittadini sfiducia nel potere giudiziario. Le parole del collega che mi ha preceduto sono eclatanti in questo senso e vanno proprio in questo solco. Questa operazione è strumentale ad indebolire il controllo di legalità nei confronti di chi detiene il potere, perché se l'organo di controllo viene screditato non si darà più alcun valore al suo operato. L'operazione di delegittimazione è sofisticata, è molto sofisticata. Il suo culmine è stato toccato dal ministro Crosetto, quando ha presentato come scontro tra potere esecutivo e potere giudiziario quello che è invece il normale funzionamento della nostra architettura costituzionale, che prevede che i giudici siano presidio dei diritti riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, dalle norme di diritto europeo e internazionale, sovraordinate al diritto nazionale, al diritto interno, e i giudici devono disapplicare le leggi che violano quei diritti. E difatti è un ostacolo per voi la Costituzione stessa. E allora cosa fate? Un'altra operazione, un'operazione di delegittimazione della Costituzione stessa. E lo fate anche qui in modo subdolo, affermando che in alcune parti è anacronistica, che dovrebbe stare al passo con i tempi, essere aggiornata. Peccato però che le modifiche proposte, come quella del premierato, quella della separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti, o il preannunciato intervento diretto a far saltare l'obbligatorietà dell'azione penale, stravolgono completamente non solo l'equilibrio tra gli organi costituzionali, tra i poteri dello Stato, ma stravolgono il rapporto tra Stato e cittadini. Brava. Altro che ritocco, altro che piccolo aggiornamento. Questi sono gli interventi di sistema, quelli di cornice, che non hanno ancora trovato compimento. Ma andiamo a ripercorrere invece quelli solo apparentemente più marginali che il governo ha già portato a casa o si accinge a portare a casa e che ubbidiscono sempre al medesimo obiettivo: garantire l'impunità ai colletti bianchi e ai potenti. E cominciamo l'elenco. Eliminazione dei reati contro la pubblica amministrazione dal novero dei reati per i quali sussisteva il regime ostativo alla concessione dei benefici penitenziari. Eliminazione dei reati contro la pubblica amministrazione dal novero dei reati per perseguire i quali è consentito utilizzare intercettazioni disposte in procedimento penale diverso.
Probabile futura abolizione dell'utilizzo del Trojan per i reati contro la pubblica amministrazione. Abolizione del controllo concomitante della Corte dei Conti sull'operato della pubblica amministrazione nella gestione dei fondi del PNRR. Ripristino della prescrizione sostanziale, che abbiamo già detto e ribadito ieri che manderà in tilt la macchina della giustizia. Ma per fare cosa lo fate? Per consentire agli imputati eccellenti di tirare il processo per le lunghe e sottrarsi alla giustizia. La scelta di non investire un euro in assunzioni di magistrati e personale amministrativo, perché anche questo fa parte del disegno, tenere ingolfata la macchina della giustizia, perché si sa che dalla lunghezza dei processi si giova, anche dei processi civili peraltro, ci tengo a sottolinearlo, si giova sempre solo chi ha torto. E poi la madre di tutte le riforme per voi, l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio in combinato disposto con la riscrittura del traffico di influenze. Queste modifiche legittimeranno le raccomandazioni, i favoritismi, la prevaricazione come modus operandi della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini. E questo avverrà nel campo dei concorsi pubblici, degli appalti pubblici, nella sanità, nell'esercizio stesso della giurisdizione. Perché non potrà più essere punito il funzionario che assegna l'appalto all'impresa di un amico, il componente di una commissione di concorso all'università che favorisce il figlio di un barone, non potrà essere punito il giudice che condanna illegittimamente un soggetto con cui abbia un conto personale in sospeso, non potrà essere più punito l'amministratore che assegna una casa popolare violando la graduatoria, o il primario che aggira le liste d'attesa per favorire i propri pazienti privati o i propri amici e parenti. Verrà legalizzato l'operato di faccendieri e intermediari dediti ad avvicinare il potente di turno per ottenere vantaggi indebiti, per far ottenere vantaggi indebiti al proprio parente, amico o vero e proprio cliente. E questo tutto a scapito, lo voglio dire ai cittadini, di chi voglia invece mantenere una condotta onesta ed integra nei rapporti con la pubblica amministrazione. Tutto a scapito di chi non abbia santi in paradiso. Questo chiaramente sarà il terreno ancora più fertile per consentire alla criminalità organizzata, alla mafia affarista, ai consorsi mafiosi di infiltrare la pubblica amministrazione e l'economia legale, buttando fuori dal mercato per sempre gli imprenditori onesti. Si realizzerà la legalizzazione del clientelismo come metodo di costruzione del consenso sociale ed elettorale. In modo, perché questo è l'obiettivo, l'abbiamo capito, in modo da alimentare l'astensionismo e in modo da spazzar via movimenti e partiti che disprezzano quel metodo, che condannano quel metodo e che vogliono invece cittadini che esercitino il proprio diritto di voto in modo libero e consapevole. L'Italia diventerà un paese in cui non c'è più spazio per la gente onesta e competente, con buona pace del merito, questa parola di cui vi riempite la bocca e poi calpestata ad ogni passo. Gli italiani da cittadini torneranno ad essere sudditi, perché si è sudditi quando non si hanno più tutele e strumenti contro l'abuso di potere. Strumentale a questa operazione è anche la compressione del controllo diffuso che la stampa libera esercita sull'operato di chi ricopre ruoli di rilevanza pubblica e gestisce potere. Ed infatti ecco gli emendamenti bavaglio: divieto di pubblicazione integrale o per estratto delle ordinanze cautelari e divieto di annotazione nella trascrizione delle intercettazioni dei dati riferibili a persone estranee alle parti del procedimento penale. Il combinato disposto tra queste due norme vuol dire far calare un velo di silenzio assoluto su vicende di rilevanza pubblica. Questo vuol dire che i cittadini non potranno più conoscere le motivazioni, i fatti specifici contestati, le condotte compiute da soggetti che rivestono ruoli pubblici e gestiscono funzioni pubbliche, fatti e condotte che, anche quando non penalmente rilevanti, potrebbero far aprire gli occhi ai cittadini rispetto a contatti, relazioni intrattenute dal soggetto pubblico, rispetto alla postura nei riguardi dell'attività che svolge o dell'ambiente di riferimento. E questo potrebbe influenzare l'opinione dei cittadini sulla questione morale, che voi però volete sotterrare. Dietro a questo finto e selettivo garantismo, selettivo perché rivolto solamente a una parte della popolazione e non a tutti i cittadini, si sta in realtà realizzando una decisa svolta autoritaria, un arretramento dello Stato di diritto, un disegno di giustizia classista. Concludo, però. Prego. È stato dato un minuto in più a tutti e quindi per par condicio così deve essere, di cui la prima vittima illustre di questo disegno di giustizia classista sarà il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
Io guardi, non credo che vi sia stato un governo più pericoloso di questo, perché non credo vi sia mai stato un governo più ipocrita di questo. E allora chiediamo ai cittadini una cosa. Bene, chiediamo ai cittadini una cosa, solo una cosa, anche ai vostri elettori, di aprire gli occhi prima di svegliarsi domani sudditi. Grazie.